benvenuti ad un altro nostro appuntamento di ricette, di ospiti, gradito per me, credo che lo sia anche per voi. Abbiamo il piacere di avere con noi per cucinare insieme il dottor Francesco Muci. Ciao. Che adesso si presenterà e dirà qual è, perché è qui, diciamo, perché ci interessa, perché si interessa alla cucina. E lo facciamo dire direttamente al dottore, va bene? Io seguo Slow Food da tempo. Per Slow Food ho fatto tutto un percorso sia da socio che da fiduciario. Ad oggi coordino per la Puglia la guida Slow Wine, che è la guida di riferimento sul vino per Slow Food, certo. Ed è una delle guide, delle testate di riferimento per il autorevoli, mondo, certo, dell'enologia. Per Slow Food faccio anche i corsi di degustazione con il progetto Master of Food, appunto di Slow sempre Food, di vino. Sempre di vino. Parlando di vino, ho utilizzato il vino come ingrediente per, questa, per la ricetta. Sì, anche perché il vino diventa elemento importante di abbinamento. Il nostro vino, chiaramente. Il nostro vino. Noi parliamo dei nostri vini. Non quello degli altri, delle altre regioni, non ci interessa. Diventa importantissimo nell'amministrare l'abbinamento col cibo. Ma lo troviamo nel cibo anche in preparazione. Come ingrediente. Sì, un ingrediente meraviglioso, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. E allora le dico cosa ho pensato per questo nostro incontro. Delle tagliatelle fatte piuttosto rustiche con della farina di grano duro, ovviamente farina locale, no? Inutile. Anzi, approfitto sempre di queste occasioni per lanciare dei messaggi ai nostri, a chi ci segue in video, insomma, chi segue i nostri video. Di rivolgersi per l'acquisto delle materie prime ai nostri produttori. È una cosa essenziale, tra l'altro noi come Slow Food diciamo sempre che bisognerebbe cercare di diventare tutti coproduttori, no? Da consumatori a coproduttori, certo. Proprio nel cercare di aiutarli. Di aiutare l'economia locale. Assolutamente. Perché i nostri produttori fanno un gran lavoro e una gran fatica ed è giusto che siano ricompensati proprio dal nostro riconoscimento, no? Andando pure ad acquistare. Quindi abbiamo queste tagliatelle fatte con la farina di grano duro. Io ho impastato 300 grammi di farina, adesso ce la prepareremo qui con una macchinetta molto velocemente. Per 300 grammi di farina di grano duro avrei dovuto utilizzare la metà, il 50% di liquido, no? Per idratarla. È sempre fatta senza uova, come la nostra pasta tradizionale, come le orecchiette, per intenderci. Ho sostituito il 50% dell'acqua con il vino rosso, che è un signor vino, è un negro amaro rosso di una bella azienda locale. Okay? Però non ci perdiamo in chiacchiere, passiamo, mentre chiacchieriamo ancora con lei, sì, di vino, di negro amaro possibilmente, sì, no? Che diciamo insieme al primitivo sono i nostri vitigni autoctoni. E cominciamo a fare. Allora, io intanto accendo il fuoco. Lei cortesemente, dottore, sì, mi taglio un po' di pasta, me la giri qui nella farina. Io accendo la nostra piastra. Allora, volevo dire intanto che la zucca l'ho ridotta a cubetti. Mm-hmm. Ecco, l'ho ridotta a cubetti e l'ho fatta cuocere con un soffritto di un bel soffritto ricco di cipolla. Perché poi i soffritti, le mirepoix, sia che siano con carota, sedano, eccetera, sono quelle cose che danno il gusto, no? Alle salse, certo, altrimenti avremmo, certo, soltanto l'olio, che va benissimo, che però arricchite. Arricchito, chiaramente. Adesso ci alziamo un po' il fuoco per rosolare bene la nostra salsiccia, che ovviamente deglasseremo con il nostro vino negro amaro di meraviglioso che ci aspetta. Lei naturalmente me lo insegna, ma io voglio cogliere l'occasione, sì, per ribadirlo. Il vino usato in cucina deve essere sempre vino di assoluta qualità. Assolutamente, non compriamo quello del brick. Mai usare, ma non facciamo ma nome per delicatezza. Tra l'altro neanche mai usare il vino che si è scartato perché osa di tappo piuttosto che. Perché quando usiamo il liquido in aggiunta al cibo deve essere di assoluto pregio, no? Dovrebbe essere anzi il miglior vino possibile per non guastare l'integrità del piatto. Grazie.
adesso facciamo evaporare appunto il vino, tutto quello che c'è, lasciando però quei buonissimi profumi che si porta che ci dietro, servono credo, alla fine, arricchiranno per naturalmente avere la ricetta. Nel frattempo ci passiamo, dottore, questa crema di zucca, ce la mettiamo qua dentro, ce la frulliamo con il nostro mini pimer. Allora, mentre noi aspettiamo per calare le nostre tagliatelle al vino, al negro amaro, che i prossimi impegni, slow food? Noi stiamo lavorando a una grossa manifestazione da fare come regione, come Slow Food Puglia, perché da quest'anno siamo usciti dall'organizzazione del Mercatino del Gusto, che è stata per tanti anni... Mi sono accorta, infatti. È stata per tanti anni la nostra manifestazione di punta, poi ormai il Mercatino va per conto suo, assume dei numeri, delle caratteristiche diverse forse da quello che con le quali era partito. Abbiamo deciso di interrompere questa collaborazione, continuiamo a voler bene al Mercatino del Gusto, gli auguriamo sempre tanto successo, però noi pensiamo di dover dedicare la nostra attenzione verso altre cose. Quest'anno abbiamo dato man forte a un'attività, a un evento che si è fatto a Torre Guaceto Quello di San Lorenzo? Era prima legato proprio a San Lorenzo con una passeggiata all'interno dell'area protetta. Quest'anno, dall'anno scorso, è diventato una sorta di mercatino delle realtà contadine, quindi portiamo i produttori proprio lì nella zona e diamo la possibilità a chi interviene di venire a contatto diretto con i produttori, che poi è un po' quello che dicevamo prima nella scelta degli ingredienti, no? Cercare di diventare più consapevoli in questo e addirittura andare a conoscerli se non abbiamo il tempo di andare a comprare le cose direttamente da loro, è un passo per la consapevolezza. Allora, noi adesso ci sgoccioliamo le nostre tagliatelle belle rosse, scure, bellissimo colore, bello. Le sue papille gustative sono pronte? Assolutamente sì. Per assaggiare questa pasta. Allora, io le ho portato anche un po' di cacio ricotta, se ce lo vogliamo grattugiare, fresco fresco. Sì, lo grattugio io. Sì. Ecco qua, questo è il mio. Voilà. Con moderazione, questo è il suo. Con meno moderazione. Con meno moderazione, con la giusta moderazione. Ok, perfetto. E adesso? Devo coprire il resto, perché sennò... Sempre tornando al discorso dell'olio, no, mi fa sempre piacere parlarne. Un filo d'olio, ovviamente salentino, no? Inutile che lo diciamo. Con il giusto coloramento del piatto. Allora, buon appetito con le nostre tagliatelle al negro amaro. Buon appetito. Con ragù di salsiccia su crema di zucca. Buon appetito, alla prossima. Appetito.